Ben trovati anche alla pagina sportiva. In apertura subito la Lucchese che si prepara all'impegno di campionato al Porta Elisa contro il Sestri Levante. La Lucchese cerca di ripartire subito dopo la batosta di Perugia, ma deve fare i conti con l'emergenza in difesa. Gorgone, nella conferenza stampa prepartita con a fianco il nuovo arrivato Raffaele Cartano, è tornato sulla sconfitta per 4-0 in terra umbra. Oggettivamente io ho visto una squadra al primo tempo, anzi, se devo essere sincero, per un'ora che ha giocato a viso aperto contro, per me, una squadra forte, e poi a un certo punto ha avuto gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, che secondo me sono stati drammatici a livello proprio di impatto e di come abbiamo gestito quel momento lì. Quindi ho visto delle buone cose, però che purtroppo non hanno portato dei risultati, e ho visto degli errori, secondo me, grossolani di interpretazione che dobbiamo evitare. Contro il Sesti Levante al Porta Elisa mancheranno Sabbione squalificato e Gasbarro infortunato. Difesa quindi da inventare, ma il mister cerca di non essere pessimista. Un po' di emergenza per quelle che erano le ultime partite, però credo sempre che poi, l'ho detto più volte, poi ci sono momenti in cui diventano opportunità per altri ragazzi, che spero che riescano ad ottenere quello che poi producono durante la settimana, anche se poi la partita è sempre una storia a sé. Calcio d'inizio al Porta Elisa alle 20:30. Il Sestri, 2 punti dietro alla Lucchese in classifica, è reduce dal pareggio interno con la Vispesaro. Il tennis, Jasmine Paolini prosegue il suo cammino nell'ultimo WTA 1000 della stagione. A Wuhan, in Cina, l'azzurra batte nettamente Erika Andreeva con il punteggio di 6-3-6-2. La 28enne tennista lucchese ha dominato in lungo e largo la partita. E adesso è a una sola vittoria dalla qualificazione matematica alle WTA Finals di Riyadh, che si disputeranno dal 2 al 9 novembre. Nella prossima sfida affronterà Qian Zheng. Passiamo all'hockey, il Forte dei Marmi, la prima gara di Supercoppa sotto il segno del Follonica e dei fratelli Banini. Il Follonica si aggiudica la gara di andata della Supercoppa italiana di hockey su pista di Serie A1, vincendo in casa 4-2 contro l'Hockey Forte dei Marmi. Una vittoria sotto il segno dei fratelli Banini, 2 gol per Davide e 1 per Francesco, tra l'altro autore dell'assist vincente a Marco Pagnini allo scadere. I Pinazzara e Ambrosio segnano le 2 reti versiliesi, in attesa del ritorno mercoledì prossimo al Palaforte. Follonica parte in vantaggio di 2 reti che dovrà amministrare per alzare la Supercoppa italiana. Dopo il vantaggio di Francesco Banini giunge il raddoppio di Davide. Gnata è decisivo poi in almeno altre 2 occasioni. Nel finale di primo tempo, palo colpito da Torner. Francesco Ipinazzar, con un tiro piazzato da fuori area, riesce a superare Barozzi. Occasionissima per Torner per pareggiare sul rigore, ma si fa parare il tiro da Leonardo Barozzi. Ancora decisivo Banini, che supera Gnata sul tiro diretto. Federico Ambrosio, a tu per tu contro Barozzi, riesce a batterlo nel 7. A 90 secondi dalla sirena, Marco Pagnini va in gol per i padroni di casa. Finisce 4-2 la gara di andata, in attesa di mercoledì prossimo al Palaforte, dove si deciderà il primo club vincitore della stagione. La pallavolo femminile, iniziamo con l'under 18 della Nottolini che ha iniziato decisamente bene la stagione. Con il debutto casalingo della Under 18 è partita ufficialmente la nuova stagione della Nottolini. La squadra di coach Roni ha affrontato a San Leonardo il Pantera Volley e fin da subito ha preso in mano la partita. Alla fine la Nottolini si è imposta con un secco 3-0, parziali 25-10, 25-11, 25-11, ma al di là del risultato la gara era importante per affinare i meccanismi della squadra. Allora, siamo entrate in campo e sapevamo che bisognava iniziare il campionato a modo con una vittoria da 3 punti. E abbiamo giocato come sappiamo giocare, ovviamente c'è qualcosa da migliorare, ma siamo solo all'inizio e sono sicura che andando avanti potremo raggiungere grandi risultati. Adesso la Nottolini è attesa al debutto nel campionato di Serie D sabato sera in quel di Buggiano, dove si preannuncia una bella battaglia sportiva. Sicuramente sarà una partita tosta, sono dei grandi avversari, diciamo, ma abbiamo voglia di vincere sabato e sono sicura che ci metteremo tutte noi stesse per portare a casa la vittoria.
E dopo la Nottolini, il Volley Barga, c'è stata la presentazione, Volley Barga pronto per la Serie D. Proprio una bella festa quella che si è svolta al Palazzetto dello Sport di Ghivizzano, che ospita le gare interne delle formazioni che compongono la società del Volley Barga Coppo Team. Nell'occasione, con un pomeriggio aperto da una pericena, sono stati presentati tutti i componenti, staff e squadre, che compongono il mondo di questa storica società. I tesserati sono 135 femmine e 15 maschi, dato che per la stagione sportiva 2024-25 verrà proposta anche una divisione maschile. La presentazione delle squadre, che vanno dalla formazione che da quest'anno milita nel campionato di Serie D alle piccoline dell'S3, è stata anche l'occasione per festeggiare i 30 anni della società. Il tutto in un palazzetto vestito a festa da palloncini e striscioni e letteralmente gremito sugli spalti a bordo campo, con famiglie e sportivi presenti a festeggiare una nuova stagione agli esordi ed un traguardo davvero significativo. Un'ultima notizia: il massese Marco Andrea Giusti e il carrarese Enrico Rovetti si sono aggiudicati il titolo di campioni italiani a squadre di tiro di precisione con la carabina calibro 22 alla distanza di 100 metri nelle categorie production, riservata alle carabine di serie, e open. I due tiratori si sono giocati il titolo durante la finale che si è svolta a Parma lo scorso weekend. Marco Andrea Giusti si è inoltre aggiudicato il terzo posto individuale nella categoria open. È tutto per lo sport, di nuovo la pubblicità, ci rivediamo tra pochi istanti con la terza parte del TG Noi.